Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha visitato la caserma Caretto, sede del decimo reggimento dei Carabinieri, occasione per fare il punto sulle attività di supporto ai cittadini nel periodo della pandemia. Fabio Forlano. Nei momenti più duri della pandemia, ancora oggi con un'emergenza tutt'altro che conclusa, mesi lunghi e difficili che hanno visto i carabinieri in campo per la sicurezza del territorio. Un impegno riconosciuto dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, in visita al decimo reggimento Campania nella caserma Caretto. Le forze dell'ordine tutte, i carabinieri fra loro, svolgono un lavoro preziosissimo nella città di Napoli e devo dire che soprattutto in questo ultimo anno e mezzo di pandemia si sono moltiplicati gli impegni e le responsabilità. Il decimo reggimento Campania è un reparto di supporto per i servizi di ordine pubblico e di controllo straordinario del territorio. Tra i suoi compiti c'è quello di assistere la popolazione in caso di calamità. Con il Covid, oltre al controllo delle zone rosse, è stato impegnato nelle operazioni di scorta ai vaccini e nell'assistenza al Servizio Sanitario Nazionale nelle aree più disagiate. L'impegno continua, io volevo approfittare della presenza del signor prefetto oggi per testimoniare la gratitudine e la vicinanza a tutto il nostro personale che sin dalle prime battute ha sempre consentito con serenità e grande spirito di servizio di dare assistenza ai cittadini che in momenti di grande disorientamento ne hanno avuto bisogno.